Manuela, che sorpresa. Come mai a quest'ora? Su, dentro, dentro, dai, dentro. Ma che cosa volete? Libera, andiamo. Aspetta che guardo. Mano.
Uè, ciao, Brummel! Ciao, Rino! Uè, chi l'è che è lì? La cameriera della Pinuccia. Ah, ho capito. Uè, per fortuna che hai detto che doveva essere una cosa leggera, eh? Quattro ceffoni e poi via. Altro che... È inutile che fai tanto delicato, c'hai la mano pesante, eh? Quasi lo crociavi da buttar via. Cosa potevo fare? Quello lì non starà mai fermo. Ah, sei tu che non sei capace di star fermo, va là. Ehi! Che schifo, la passi un'aria lui. Stai zitto, che io a te ti conosco, eh. Sì. Non ho messo misure, o te, o ne gotta. Perché sei stato delicato tu, eh. Dai, dai, dai. Tu puoi lottare per la sopravvivenza, non si può andare avanti così. Va che se ne stanno veramente approfittando. È inconcepibile che non se ne rendano conto addirittura, perché non si può non rendersene conto. Meno male, dico, meno male, che se non è oggi e domani, matematico, c'è il colpo mazzabeco. Arriva l'aumento sicuro, perché non si può. La legge è già passata, siamo sicuri, perché se no, se non ci fosse questa certezza, io qua non vado avanti, non si può. 90.000 lire di tasse anche questo mese. È possibile, lo Stato lo sto mantenendo io. Ma che, questa qua non è una busta paga, è il Belice questo qua, è impressionante. Guardi, allora, per fare un esempio, stipendio, 124.032 lire, aggiunta di famiglia, 9.884 lire, indennità istituto pensionabile, 110.643 lire. Non te la prendere, c'è gente che sta peggio, eh? Poca, molto poca, glielo dico io. Dico, tutti questi soldi qua che vengono trattenuti, è perché vengono, qualcuno deve prenderli. Io non so chi sia, però qualcuno li prende, perché poi va a finire che spunta una villa da una parte e una villa dall'altra, e qui c'è sotto qualche cosa, ma non può andare avanti così. Io dico, adesso non è per fare una discussione, ma qui ci sono un sacco di voci, ma di soldi dentro non ce n'è. Che minchia da me dentro la busta qua. Il zucchero? No, grazie, sono in dieta. Il caffè lo prendi? Certo che lo prendo. Io quando vado a comprare gli spaghetti devo dargli i soldi, non posso dargli le voci. Meno male che ci sono gli straordinari, quello devo dire, meno male. 12 presenze giornaliere per 1.300 lire. 18 presenze notturne per 1.800 lire. Sa cosa vuol dire? Vuol dire che io, De Rosa, prendo 225 lire all'ora di notte di straordinario. Extra. È possibile? È suo nome. Cosa ti hanno detto esattamente stamattina? Niente, di venirla a prendere e basta. Ho capito. E dove dobbiamo andare? Non lo so, ce l'ho scritto giù in macchina, non mi ricordo più. C'hai l'indirizzo, no? Sì, ce l'ho scritto giù in macchina. Vabbè. Allora andiamo. L'hai preso il caffè? No. Vabbè, non importa, andiamo lo stesso, va. Grazie, signor commissario. Prendo un'altra volta le cose, eh? Te lo tengo da parte. Sono contento che è tornato a Milano. Ti ringrazio, De Rosa. Sua moglie? Come sta sua moglie? Mia moglie a Roma e io a Milano. La soluzione migliore. Lo dici? Eh? Certo. Senta, le do... vuole che le do una mano a mettere a posto no, la casa? No, lascia stare che va bene così. Un autocarro Fiat, sta a Roma. Stacca sta cosa, va, tanto a noi non ci cerca nessuno. Vuole che... Tu lo sai dove stiamo andando, De Rosa? Sì, qui in via 20 settembre. Gliel'avevo già detto anche... No, prima non gliel'avevo detto, no. Sarà che io sono tornato a vivere da solo, ma a Milano ci sto bene, ecco. Ah, poi oggi è bello. A parte il fatto di fare questo lavoro, che se torno indietro non mi cuccono più di sicuro. Comunque, mi piace molto stare qui a Milano. E poi c'è anche il sole, cosa vuoi di più? Sparo fuori la sirena? No, no, non facciamo gli americani, lascia perdere. Vai piano, tranquillo. Piano di così. Ci vediamo alla montagnetta! Va bene. Buongiorno, commissario. Ciao, è successo? Allora? No, Renato Rada, abitante in via 20 settembre al 24. L'ha riconosciuto il suo assistente. Dov'è? È lì. Su, signori, non c'è niente da vedere. Circolare, dai. Non siamo arrivati dall'abitazione del Rada, pochi minuti fa. Ci hanno chiamati sul posto dove c'era già l'altra volante. Può parlare? Non mi pare. Ha un braccio ridotto male, così occhio sembra rotto. E poi deve essere acconciato anche male per il freddo di stanotte. Era mezzo nudo.
Ci hanno dato i dati mentre aspettavamo in via 20 settembre. E siccome corrispondevano, mi sono permesso di venire subito. Ho portato con me il testimone. Ho raccolto la deposizione dell'operaio che l'ha trovata. Se si vuole interrogare l'operaio, possiamo convocarlo anche in giornata. Hai raccolto tu la deposizione? Sì. Qualcosa di strano? No, no, tutto normale. Allora prendi i dati del testimone e poi vedremo. Li ho già presi i dati del testimone, è tutto regolare. Non risultano precedenti o controllati, incensurati. Senta, come si chiama? Moretti, Moretti Luciano. Buongiorno. 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 Le spiace? Commissario Braschi. Allora lei è amico del ferito? Sì, lui è segretario del coreografo, sa, balletto classico. Stanno lavorando alla Scala. Lei ha idea di che cosa possa essere successo? No, beh, assolutamente. Io vi precedo, sì, va bene, ciao. Proprio non ha idea. Lei è venuto con la sua macchina? Dai, vieni indietro. Mi hanno portato loro. Su, ah, senti, Ghidini. Venga, l'accompagno io. Va bene. De Rosa, forza, andiamo. Comunque non si preoccupi, mi dicono che guarirà in un paio di giorni. Speriamo, commissario. Alla fine del mese abbiamo il debutto. Senta, lei mi ha detto che è il segretario del signor Rada, vero? Sì, lavoro con lui, lo aiuto. Non ha notato niente di particolare lì alla Scala? Che so, qualche cosa di strano. Non lo so, commissario, guardi, in questo periodo viene tanta gente, ma non ho notato niente di sospetto. Ah, mi spiace, ma noi dobbiamo fare un sopralluogo nell'appartamento del signor Rada. Può venire anche lei, per favore? Sì, va bene, va bene. Tanto è qui vicino. Tu ce l'hai l'indirizzo, no? Sì, il posto di prima. Va, va, va. È la maniera di andare in giro questa qua. Va, che roba. Posteggia. Posteggia piano, De Rosa, piano. Non è nostra, ce l'abbiamo in dotazione. Stare tutto com'era. Trovato niente? No, niente di speciale. Possiamo fare i rilievi dalla scientifica, Braschi? No, no, lascia stare. Anzi, sì, è meglio che li fai fare, si fa stare al più presto. Va bene, sì. Senta, lei lavora con il signor Rada, Renato Rada. Mi scusi un attimo, commissario. Da molto tempo? Quando lui è a Milano, io lavoro sempre con lui. Sono assistente. Ma lei che lavoro fa esattamente? Aiuto, mi occupo di tutto il lavoro. Adesso sto aiutando anche la costumista. Lei è il primo lavoro che fa. Io invece me ne intendo e le do una mano. Però non sono un coreografo o ballerino. Senta, secondo lei cosa può essere successo qui? Ha qualche idea? Non lo so, commissario, non ho idea, assolutamente. E come mai si trovava qui questa mattina? Passo di qui tutte le mattine per prendere Renato. Avete finito molto tardi ieri sera? Sì, sì, come al solito. E il signor Rada com'era? Normale? Sì, nervoso. Ma lui è sempre nervoso quando lavora. Ho capito. La ringrazio, lei è stato molto gentile. Arrivederci. Arrivederci. Insomma, manca qualcosa qui o no? Non lo sappiamo ancora con precisione. Mi spiace, commissario. Il fatto è che io sono arrivato qui stamattina, poi sono andato alla Montanetta, ho dovuto tornare fino a... No, non ti preoccupare, tempo. Non ti preoccupare. Grazie. Bella roba, eh? Senti, cerca di sapere che cosa stavano cercando qui. Va bene, eh? Va bene, ci penso io, Braschi. Ok, ciao.
Vorrei parlare con la signora Annie Conti. Chi è? Annie? Sì, chi è? Sei tu, ciao. Sono Luciano. Ah, Luciano. Annie, lo so, senti, è importante. Ma... Annie, ho dovuto. Ascolta, è molto importante, riguarda anche il lavoro. Oh, dimmi, cosa è successo? Hanno aggredito Renato stanotte e l'hanno trovato stamattina. Annie? Sì. Non essere egoista. Ma è sempre fatto apposta per non farmi fare i 2 giorni di vacanza in pace. Senti, Annie, è meglio se torni presto, perché... Io non voglio venire. Devi venire, Annie, perché c'è bisogno di te. Non capisco che cosa possa fare io che non puoi fare anche tu. Non posso spiegarti ora al telefono, cerca di capire. Sì. È bene che tu torni subito, immediatamente. Sì, adesso vedo, Luciano. C'è un traghetto più tardi. Sì, lo so, Annie, va bene. Senti, non dire niente di queste mie address. Figurati, stai per il lavoro, poi ti richiamo io a casa più tardi, va bene? Richiamami. Ok, ciao. 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 Ti sei fatta un'idea della cosa? Come? Ti sei fatta un'idea? Ma certo che ce l'ho un'idea. Non capisco perché non è successo prima. Ma certo. Ma guarda che questa volta è una cosa veramente grave, Annie. Senti, fammi sapere come sta Renato in ospitale. Ok? Ok. Ok. Ciao. Ah, ciao, bella. Come stai? Ciao, sei qui da molto? Abbastanza. Mi ha svegliato la luce. Sei scappata via così presto. Non potevi stare ancora un po' con me. Ma no, sai, forse ero un po' emozionato. Non mi piace svegliarmi da sola. E poi nella tua casa mi senti un po' foreign. Hai trovato ancora un po' di caffè? Sono salito a farmene un altro da poco. Solo che tu dormivi così bene che non ti ho voluto svegliare. Esagerato, non dire bugie. Mi ha svegliato uno al telefono. Chi? Stai tranquillo, non era mio marito. Nessuno sa dove sono. Solo che ho dovuto lasciare il mio numero e il mio assistente sta in casa, c'era qualche problema per lavoro. Cosa vuoi fare adesso? Non ho voglia di lavorare neanche oggi. Come si fa a lavorare con una giornata così? Non è possibile. Anna, per dire la verità, di tutta questa storia non mi piace niente. Cosa c'è che non va? Non mi piace vederti andare via di corsa senza dire niente. Non mi piace questa storia misteriosa di Renato, neanche se fosse vera. Non capisco perché devi tornare anche tu. Non basta questo assistente. Vedi che io abbia voglia di tornare a Milano. Anna, sei appena arrivata, si sta così bene. A questo punto mi molli qui da solo di colpo. So bene che questo lavoro alla Scala è molto importante per te. Però se ci sono dei problemi fra di noi, basta che tu me lo dica. Perché io ti conosco a te. Tu mi racconti sempre un sacco di bugie. Non sono bugiata. Inutile che dici. E che voi italiani siete tutti uguali. Mi piace complicare la vita. Se no non funziona. Invece è tutto molto semplice. Io sto bene con te, Luca. Ogni tanto, quando mi va, vengo a trovarti e stiamo insieme qualche giorno. Decido io, è questo che a te non piace. Certo che non mi piace, Annie, scusa. Perché a te piacerebbe, forse. No, ma adesso Renata sta male.
E io devo andare da lui. Ciao. Tassì? Tassì? Ciao, Andy. Ciao. Ciao. È arrivata la signora. Ciao, Annie. Ciao. Meno male che sei venuta. Io non capisco più niente. Ho la testa completamente nel pallone. Senti, mi dispiace che l'hai ho dovuto... L'hai detto qualcuno, davvero? Ma no, Annie. Senti, se lo vengo a sapere... Ma no, Annie, non mi è neanche passato per la testa. E Renato? Renato? Per carità, dovevi esserci stamattina. Una cosa tremenda. Una faccia gonfia così... piena di lividi, sporca di sangue, di terra. Il braccio gli penzolava. Lascia tutto da una parte. Sul serio, ho avuto paura che moriva. Adesso, per fortuna, sta un pochino meglio. Si sta riprendendo. Sai, mi hanno... come si dice? Mi hanno convocato in questura. E tu baci? Che problemi hai? E beh, sono io che l'ho riconosciuto. Annie, ti volevo dire una cosa. Annie, qui c'è bisogno di te. Perché? Per fare cosa? Dai, Annie, tuo marito, lui ci può aiutare, è il suo mestiere, no?
Ah, è per questo che mi hai fatto tornare. Senti, Luciano, non incominciare a fare i casini. Io con mio marito non c'entro più. Ognuno per la sua strada, lo sai bene. Sì, ma per una storia come questa lui ci può aiutare. Ani, guarda, questa è una storia brutta, te lo dico io. Ma cosa è successo in fin di conti? È successo che ieri mattina quello che hanno beccato sono io. Tra te e Renato, quello che è mollata nelle rogne sono sempre io. Poi a un certo punto non ce la faccio più. Voglio vedere cosa succede quando mi ammalo. Ciano a destra, ciano a sinistra, ciano su, ciano giù. Ani, io ho paura. Ho paura. E una volta che ti chiedo un favore. Dai, non fare così. Vuoi un calmante? Ma che calmante? Sei stato da Cinzia? Ma sì, sì che sono stato da Cinzia, che cosa credi? Ma tanto è inutile che mi mandi in giro quando non posso decidere. Ho portato i campioni, se vuoi dare un'occhiata. È Renata che decide. Ecco. Senti, mi chiami un taxi. E io che cosa faccio? Mi molli qui da solo. Luciano, io devo andare a lavorare e se mi sta fra i piedi non faccio niente. Via 20 settembre 24. Senti, metti un po' a posto. 802253. Grazie. Senti, Anni. Ciao.
Venga. Si può? Prego, si accomodi. Buongiorno. Buongiorno, signor Rada. Buongiorno. Come sta? Lo vede come sto. Ah, ecco così, grazie. Basta, grazie. Senta, signor Rada, non è un interrogatorio formale, solo alcune domande. Lei ha idea di chi l'abbia aggredita? Cioè, voglio dire, li conosce? Ma mi sembrava di aver riconosciuto quello a cui ho aperto, ma comunque erano in quattro. A che ora? Ma mi ero addormentato da poco, saranno state le due. E lei ha aperto? Sì, aspettavo una persona. A quell'ora di notte? Chi, mi può dire il nome? È proprio necessario? Sì. Un ragazzo. Vede, commissario, così non perde tempo a informarsi, glielo dico io. Io sono un omosessuale. Se riesco a tenere fuori da questa storia questo ragazzo, io le sarei molto grato. Questo, signor Rada, non glielo posso assicurare. Comunque anche quelli che mi hanno colpito erano omosessuali. Allora li conosce? No, non li conosco, ma non ci voleva molto a capire. Io voglio che lei li prenda. Quello a cui ho aperto era un biondino, smilzo, slavato. Quello invece che mi ha colpito è un uomo grande e grosso. Gli altri due invece sono come delle ombre. Uno mi sembrava più piccolo, l'altro più grande. Ma il motivo, secondo lei? Non lo so. Sai, io frequento tanti ambienti di diversissimo livello. Dalle ambasciate ai marciapiedi. Comunque non è nel mio ambiente che deve cercare. È nei luoghi classici del battiage, come si dice. Voi li conoscete bene, no? Tutti. La ringrazio, signor Rada. Mi dispiace. Auguri. Grazie. Non ci siamo già visti. Beh, potrebbe essere l'occasione per fare un po' di conoscenza. De Rosa, forza, andiamo, va. Senti, la segui tu quella faccenda di quello che hanno picchiato l'altro ieri, come si chiama? Di quello Rada. Il coreografo. Sì, sì, la seguo io, perché? Ecco, tieni, è successo ieri, è un'aggressione anche questa. Oh. Vabbè, ma che c'entra, scusa? No, no, c'entra, c'entra. Lei, la donna, lavora con quel Rada, con quel coreografo lì. E quei due chi sono, gli avvocati? Sì, te li ho già fatti accomodare dentro. Quello con la barba è il marito, l'altro è Bassi, sai, l'avvocato che viene sempre qui. Due pezzi grossi, la ragazza sta bene. Già. A proposito, Braschi, dimenticavo. Senti, ci sarebbe anche una telefonata del questore. Dice che la donna è molto scossa, che è già stata dentro una notte e che, insomma, vedi tu, cerca di capire. Sì, sì, ho capito. Leggeri e con prudenza. Ma la posso interrogare oppure la mandiamo subito a casa con un premio? Non farò spiritoso, Braschi. Tu sai quello che devi fare, io d'altra parte te l'ho detto. Qui dentro c'è anche il verbale dell'interrogatorio. A me sembra che non ci sia niente di sotto di speciale. Insomma, lei si è difesa e gli ha puntato un coltello nello stomaco. Va bene? Ciao. Va bene, bene. Ciao. Ciao, Braschi. Uè, ciao. Se ho capito bene, anche lei è avvocato. Sì, certo. Io e l'avvocato Bassi assumiamo la difesa di mia moglie.
Il commissario Paolini ha già legato la mia istanza per il rilascio a piede libero della signora. Si tratta di lesioni gravi, lei lo sa, in questi casi il fermo è obbligatorio. Certo, certo, ma la signora è in pericolo di vita. Non ci sono neppure gli estremi per un eccesso di difesa. Va bene, avvocato, ma chi le dice che ho intenzione di confermare il fermo della signora? No, scusi un momento, commissario, scusi. Noi siamo qui per appianare tutto, no? In fondo non è una questione tanto complicata. È un'aggressione a scopo di rapina. Sì, sì, certo, certo. Posso interrogare la signora? Prego, faccia pure. Grazie, molto gentile. Signora, c'è un particolare qui che mi pare strano. Lei ha detto che il suo aggressore, appena entrato, ha iniziato a schiaffeggiarla. Sì. E non era armato? Scusi, commissario, ma questo capetto non è un fesso. Così è un'aggressione semplice. Per favore, avvocato, lasci parlare la signora. Sì, sì, prego, faccia pure. Dunque, signora, lei, il suo aggressore, questo Mario Gabetto, non lo aveva mai visto prima? No, mai. Normalmente lei tiene dei valori in casa? Poco roba. Lei lavora con Renato Rada, il coreografo, vero? Sì, faccio i costumi per il suo balletto. Lo sa che anche lui ha subito un'aggressione? Sono tornata... Beh, scusi, il caso di Renato Rada... Lasci giudicare noi, avvocato. Sì, dal caso che sono il legale anche di Renato Rada. Ah, tutto in famiglia. Bene. Signora, lei mi stava dicendo qualcosa poco fa. È tornata per il ferimento di Rada. Da dove? Chi l'ha avvertita? Luciano. Luciano chi? Chi è questo Luciano? Assistente di Renato. Mi ha telefonato. Era da un amico sul lago. Scusi, commissario. Ha letto il certificato medico dell'ospedale? Ho letto. È di questa mattina. I medici hanno sciolto la prognosi. Il Gabetto sta bene. Va bene, avvocato. Signora, in sostanza lei conferma questo interrogatorio? Sì. Va bene, lo valuterà il sostituto procuratore. Scusatemi un istante. Prego. Prego, prego. Va bene, della faccenda ne parleremo poi con calma. Ora vorrei che tu ti rendessi conto che la cosa che ti è successa non puoi prenderla così solo perché ti hanno messa in libertà. E perché? Come ti hai... Dove sei stata questo weekend? Hai detto che andavi da tuo padre. Perché? L'hai chiesto a lui? Non sono andata da mio padre, allora? No, no, tu sei libera di fare quello che vuoi, di vedere chi ti pare. Io voglio solo aiutarti, credimi. La gelosia non c'entra. Non vorrei solo ti fossi cacciata in qualche pasticcio. Senti, quell'uomo, l'uomo che ti ha aggredita, lo conosci? No. Ma il commissario ha dei dubbi su come sono andate le cose. E tu? Ma sì, sì, io ti credo naturalmente, ma per aiutarti devo sapere la verità, è chiaro? Insomma, se questo weekend sei stata da qualche parte, il commissario lo vuol sapere, non raccontare balle come al solito, hai capito? Va bene, va bene. Senti, c'è qualcosa in macchina che devi prendere? No, non mi pare. Pronto? Pronto? Sì, sì, come... E lei? Sì. Scusa, non capisco niente perché sono in una trattoria, c'è un sacco di gente che parla. Sì, no, non è successo niente fino adesso. No, no. L'ho accompagnata, la sto seguendo, qui siamo, non so, siamo fuori Milano, stiamo seguendo un naviglio. Non so dove siamo, comunque adesso vi informo qua. Entrate in una casa. Quando esce la vedo sicuro. No, la macchina va bene, non si preoccupa, sembra fatto apposta per il rodaggio perché...
Sì, sì, no, va piano, va a 60 all'ora la signora, non c'è nessun problema. D'accordo, comunque perdere non la perdo perché di qua deve passare per uscire. Vieni. Anni. Anni, tesoro, cosa c'è? Cosa stanno fatto? Dimmelo. Ma che ti è successo? Sei calma, su. Dillo, papà, su. Non capisco, non ti ha detto nemmeno una parola. Mi picchiava. Mi picchiava. Certo, certo, ma adesso stai calmo, è tutto finito, cara. Vieni qui da papà, su. No, non è così. L'altra notte, Renato, massacrato. Lo hanno lasciato in mezzo alla strada, mezzo morto, lo sai? Ma certo che lo so, me l'ha detto Luciano. Ma quella è una questione chiara, è una questione tra omosessuali. Eppure è strano. Cosa c'entro io? Quel tipo, quel gabbetto, è venuto a picchiare a me. Le due cose sono uguali. Ma no, Anni, pensaci bene. Non c'è nessun nesso fra i due incidenti. È impossibile. Adesso tu sei sconvolta, ma non c'è nessun nesso, capisci o no? Ah,
Di che cosa? Avevo bisogno di piangere, certo, di sfogarmi. E fallo. Non so che cosa avrei fatto se non ti trovavo. Scimmietta, è un po' di tempo che non ci vediamo, Perché tu non vieni a casa mia, mai? Ma non voglio trovarmi fra i piedi tuo marito. Del resto ti sta sempre fra i piedi. Avanti. Sì? Ciao. Ciao. Vai meglio? Un po' meglio, sì. Hai sentito Rianni? Sì. Allora? Allora mi sembra una cosa assurda, incredibile. Ma allora cosa facciamo? Cosa facciamo? Prima di tutto facciamo che hai fatto male a venire qui. Devi stare alla larga, almeno per un po'. No, guarda Renato, che se è vero, io agisco subito. Perché io sono un regolare. E se questo imbecille si è messo in testa di farmi... Tu non agisci un bel niente. Stai calmo e non fai una piega. Sarà il caso che Anni è mia figlia. Ma questa volta ti giuro, Renato, che sei vero. Ciao. Ciao. Che c'è? Ti ho portato i giornali. Ah sì, grazie. Metti. No, ti stavo dicendo che io mi dovrei operare. Perciò tu mi lasci il letto caldo e io ti sostituisco. E tutto quello che ho trovato? Va bene, ciao. L'acqua minerale ce l'hai? Sì. Luciano, per piacere, noi dovremmo parlare. Va bene. Va bene. Grazie. Vai fuori. Ti prego, ci vediamo dopo. Ma questo non ha una scelta di tempo, nei momenti più meno opportuni. Ma dai, lo conosci, no? Lo sai com'è fatto. Ma quello cosa vuole? Quello viene anche a spiarmi alle corse, me lo tolgo sempre fra le palle. Ma lo sai com'è, dai. Ma come lo so com'è? A me mi pare un... Ma non lo so, poi uno che mi scivola, non lo agguanto. Ma tu mi devi dire chi è? Chi c'è? Ah, bene, bene, bravo, bravo. Quanti siete lì? Siamo in tre. Che c'è, De Rosa? No, non l'ho visto, De Rosa. Va bene, non importa. Oh, mi raccomando, stiamo in campana lì, eh. Non dobbene. Ciao. Arrivederla. Ciao. Quando arriverà la sera penserai che la mattina dopo non potrebbe arrivar mai. E tu eri là che stavi al mare, che bel fresco devi stare, che ti prega Dio che fa fatica a camminare. Allora.
va bene, ho capito, De Rosa, sì. Oh, mi raccomando, stai in campana, eh? Va bene. Ciao. Ciao. Buongiorno, signor commissario. Devo svegliarlo? No, no, faccio io l'assistare. Allora, come va? Come vuole che vada? Va male, signor commissario. Sono sfortunato, sono... va proprio male. Oh. Beh? Insomma, mi vuoi dire cosa è successo? Niente, niente è successo. Io non dico... Aia! Poi mi fa male la ferita, mi fa male... E poi mi gira la testa, commissario. Non ricordo... Non mi ricordo niente. Ti ricordi niente, eh? Ma che sei stato dentro già due volte, questo ti ricordi almeno? Ho venduto qualche sigaretta. Qualche multa, due anni di casa di lavoro ho fatto, figurarsi, sì, sono sfortunato, l'avevo già detto. Sì, ma a parte la sfortuna, dico... Cosa si facevi l'altra sera in casa di questa signora, questa Mi Conti? Io sarà lo shock, sa che io sono... Ma ero fatto, io non mi ricordo niente. Non ti ricordi, eh? No. Insomma, non vuoi parlare? Ma io parlo, io dico tutto, ma solo se non mi ricordo, sono commissario, solo che le dica. Non ti ricordi che sei stato trovato chiuso dentro in questo appartamento, in casa di questa donna, con un tagliacarte nella pancia? Mm? No, non te lo ricordi. Vabbè, cerca di star bene, eh? Ciao. Buongiorno. Ciao. Scusa se sono venuto a prenderti la procura a quest'ora. Con tutti i processi che devo istruire finisco sempre tardi. Una cosa è certa, eh? È che sono tutti e due pieni di soldi che non sanno più dove metterli, guarda. Lei è ricca di suo perché la famiglia, o meglio la madre che sta in America, è una ricca, insomma. E dico, Rada è invece uno che lavora tutto l'anno, quindi ma non lo so, quanto può guadagnare un coreografo? Beh, di sicuro più di te e di me messi insieme. Va bene, te la lascio a piede libero, però... Guarda, non è perché il questore ha detto di andare coi piedi di piombo. Insomma... Sai, io sono regolare su queste cose. E che secondo me se lei sta fuori, da qualcuno mi porta, di sicuro. Certo, anch'io sono del tuo parere. Anch'io penso che fra le due aggressioni ci sia un legame. E poi... Insomma, io le ho fatto ritirare anche il passaporto. Bene, se è solo per questo. Ah, sai, questo Rada, questo è uno che parla chiaro, eh. Stando a quello che dice lui... Io dovrei essere in grado di prendere i suoi aggressori, che ti posso dire, nel giro di qualche giorno, sicuramente. Vabbè, comunque io vado avanti e ti faccio sapere. Certo, certo. Va bene? Sì, sì, d'accordo. Ti ringrazio. Dove vai a mangiare? Non so. Vieni su un attimo, dai. Vieni che ci sono i bambini che non ti vedono da tanto tempo. Senti, no, per stasera no? Proprio no. Come ti ringrazio ancora. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao, eh. Ciao. Ciao. I segni delle mie fatiche e dei riguardi per la pietà domata in fondo a certi sguardi e i segni amari dei piaceri sopportati, tiepide docce li han lavati e cancellati per restituirmi ad una razza triste cui s'appartiene e lo si sa. Siamo nudi e soli, ma un uomo caro vive ancora in me.
porterà. Tra notti e ghiacci ti dondolerà e la sua radiolina suonerà qui per te. E da quei viaggi avrai una ruga in più, ma anche un po' di sole. Radiolina suonerà qui per te, qui per te. Puoi fargli compagnia se lo vuoi. Vuole che... Tu lo sai dove stiamo? Milano, oggi. Sì, qui in via 20. I personaggi. Il commissario è un tipo che dice di non amare il suo mestiere. Non vuole che gli altri mettano il naso nelle sue inchieste e non sopporta le raccomandazioni che piovono dall'alto. Vive solo. A parte il fatto di fare questo lavoro... De Rosa è il suo agente di fiducia, la sua ombra. Mi piace molto. Non è contento del suo stipendio. Rada, coreografo. Omosessuale, a suo modo un duro. Prova un balletto al teatro alla Scala. Luciano, il suo assistente, un bravo ragazzo, sempre un po' troppo spaventato. Anni Conti, italo-americana, costumista, prepara i costumi per il balletto alla Scala, lavora per Rada, il coreografo. Vive in Italia da pochi anni, separata, vive sola. Togliani, il padre italiano di Anni, ex insegnante di pittura a Brera, bazzica le corse. L'avvocato Conti, marito di Anni, vive separato dalla moglie, però si occupa molto di lei. E forse è ancora innamorato. La storia gialla della prima puntata vive di due strani pestaggi. Il primo ad essere aggredito è Rada. Anni, avvertita, torna dal suo weekend sul lago e anche lei viene aggredita. Tassi! Il commissario interroga, raccoglie delle deposizioni, cerca il nesso tra le due aggressioni, fruga nella vita di Anni e di Rada. L'uomo che ha aggredito Anni non parla. Si può? Il commissario piazza le sue trappole. Prima e aspetta. Accomodi. Buongiorno. Buongiorno, signor Rada. Ma che va, l'accesso sto andando.
commissario? Che fai, ancora a letto? No, sono in piedi. Allora, che c'è? È scappato il capetto. Meno male, era ora. Come era ora? Come l'hai saputo? Beh, sono arrivato stamattina in centrale e c'era la notizia sulla scrivania. Fai un caffè, va? Agli ordini. Se non ti sei cambiato nemmeno, era una settimana che aspettavo la fuga di Gabetto. Non funziona sta fare qua. No, no, per favore, lascia stare quella cosa di me. Hai messo sul caffè? Sì. Aspettami giù. Va bene. Siamo, va bene, 5 minuti di pausa. Senti, questa cosa non mi piace per niente, eh? Ma insomma, non si può neanche più lavorare tranquilli adesso. Avvocato, tieni la polizia lontana dal teatro, sennò io urlo, va bene? Ma ti pare possibile? Lascia perdere, Renato, stai calmo. Il commissario, se vuole entrare qui in teatro, può farlo. E lascia perdere le tue sparate d'artista, che tanto non servono. L'essenziale è venire fuori da questo affare, no? Senti, posso almeno finire il passo a due adesso? Me lo lasci fare? Vai, vai. Avvocato, senta, se vuole può fare accomodare il commissario di là nei camerini. C'è Anni che sta provando, ma lì starete più tranquilli. Sì, va bene, d'accordo, Luciano. Commissario, buongiorno. Vuole accomodarsi un istante di là nei camerini? Dall'altra parte? Sì, prego. Cioè, aspettami qua, eh. Renato la raggiungerà immediatamente. Buongiorno. Come va? Non c'è male. Vedo che è guarita molto in fretta. Senta, io dovrei aspettare il signor Rada dall'altra parte. Permette? Vengo pure, vengo. Grazie. Permesso? Chiedo scusa. Venga, vengo pure, commissario. Allora, Elsa, per te va bene così. Cuciamo un po' la manica, tira su un po' davanti e stringe qui dietro, eh? Sì. Ecco, così. Così va bene. Così finiamo subito. Poi lasciamo il libro al camerino. La ringrazio.
Luciano! Luciano! Eccomi. Senti, segno per giovedì mattina. Giovedì, va bene. Per la prova? Ce la facciamo per giovedì? Se dobbiamo farlo, lo facciamo. Allora, giovedì mattina alle 11. Va bene. Ok? Senti, vado da Renato, vengo dopo. Scusa, commissaria, se non ti dispiace. Buongiorno, commissario. Buongiorno, come sta? Bene, mi dica. Senta, io avevo bisogno di qualche precisazione da lei. Lei mi ha detto che quelli che l'hanno aggredita erano in quattro, se non sbaglio, due più grossi, uno, altri due sono più normali, ecco. Non ricorda qualcosa in più, un particolare che mi possa essere utile? No, io mi ricordo bene quello a cui ho aperto la porta, che era biondo, slanciato, slavato. Poi mi ricordo benissimo quello che mi ha colpito, che era quello più grosso di me, un po' più magro. E poi gli altri due per me sono un'ombra. Comunque sono tutte cose che io le ho già detto, mi pare. Sì, sì, certo, è vero, me l'ha già detto, ma io speravo in qualcosa di più, ecco. No, io non mi ricordo proprio più niente, commissario. E non ricorda neanche così qualche parola detta mentre la trasportavano? No, non mi ricordo nessuna parola. Io doveva essere una macchina grande perché ho l'impressione di essere stato tra due persone e poi era scura. Comunque era notte, poteva essere blu, nera, non so. Ecco, era... Lei veramente in ospedale non mi ha parlato di macchine, mi ha detto che era svenuto e che quindi non ricordava nulla. Ma non so, io prima non mi ricordavo niente, poi mi sono venuti questi lampi, questi flash, diciamo, non so. Lei mi ha anche detto che quelli che l'hanno aggredita, secondo lei, erano omosessuali. Perché, ne è sicuro? Ne sono sicurissimo. Va bene, la ringrazio e mi scusi. Senta, dovrebbe venire domani mattina intorno alle 10 in questura centrale. Commissario, forse lei non si rende conto che io ho un lavoro, che sto facendo, come lei vede. Anch'io, e questo è il mio lavoro. Arrivederla. Arrivederla. De Rosa, mi sembri serio. Signor commissario, scusi. Mi può fare un favore? Ma certo, signora, mi dica. Mi può ridare il mio passaporto? Non ho nessuna intenzione di scappare, ma finito il lavoro vorrei andare un po' a casa, in America. Certo, signora, purtroppo non dipende da me. Comunque mi può chiamare domani, in quest'ora, va bene? Ok, grazie. Arrivederci, andiamo. C'era una signora che la cercava, doveva consegnarle un pacco. Non l'ha incontrata? No. È rimasta qui fino adesso e forse è ancora qui. Vada a vedere. Signora? Senta, scusi. Signora? Scusi. Signora? È tornata la signora Conti. Signora Conti? Sì. Le devo dare questo. Chi te l'ha dato? Mi hanno detto di consegnarlo e basta. Ah, va bene. Buongiorno. Buongiorno. Mm.
Cerca qualcuno? No. Scusi, per caso lei conosce quella signora bionda che ha consegnato il pacco alla signora Conti prima? No, mai vista. Grazie. Scusi, ma lei... No, non si preoccupi, grazie. Buongiorno, signor Toviano. Poi, buongiorno. Come va stamattina? Ah, va benone. Il cavallo? Evaso? Ha sgambato bene. Ma mi pare che sia il suo terreno, o no? 2000 metri, è la sua corsa. È una 2000? Sì, sì, è una 2000. Beh, speriamo bene. Ma vada tranquillo, signor Togliani. La ringrazio, lei è sempre un amico. Non si figuri. Tenga. No, no. No, tenga, tenga. Grazie, grazie. Grazie ancora, signor Togliani. Buongiorno. Prego, ci vediamo. Papà? Papà? Uè, tu vieni qui ormai a colpo sicuro, eh? Sai tutto. E tu, posto fisso? Da pensionato. Ciao, bellissima. Hai visto che giornata splendida? Sì, non pensavo che ero così bello. Senti, papà, ma... Tu stai sempre qui. Guadagni? Beh, me la cavo, io sto qui. Sono come le vecchiette che stanno in prima fila al casinò e prendono sui libricini tutti i numeri. E poi, sai, fanno un gioco speculativo. Ho il rosso, ho il nero, il pari, ho il dispari. E non ti credere, sai, che qualche volta, come le vecchiette, anche noi, ci facciamo la giornata e risolviamo. Hai sentito qui? È meraviglioso, no? C'è l'aria, qui non c'è il fumo del casinò, qui è splendido. Ma tu giochi molto? Ma perché mi fai tutte queste domande oggi? C'è qualcosa che non va? Problemi di lavoro? No. Il lavoro va. Va per conto suo. Non c'è problema. E allora? Non so come dirti. Non so concentrarmi. Vorrei fare qualcosa. Cambiare. Senti, il mio signore mi ha portato un quadro per te. Ma perché non mi avrà trovato? Cosa c'è di strano? Sei impressionata? Hai paura? Su. No. E allora? Non ho paura, solo che ho i nervi tesi. Mi viene voglia di andarmene via e basta. Sai cosa facciamo? Facciamo un bel viaggio io e te, eh? Ti piacerebbe andare in Toscana? È tanto che parliamo della Toscana. Ah, sì, papà, il nostro famoso viaggio. lo so. Sono tanti anni che lo diciamo, e poi? Lo so, perché siamo degli stupidi, siamo dei pigri. Ma stavolta, se vuoi, ci andiamo veramente, eh? Oh, fai vedere quel cavallo, che è?
Senti, papà, ma tu come vivi? Cosa fai? Chi sono i tuoi amici? Eccoli, no? E credimi che non c'è di meglio. Vorrei ancora dipingere, ma che senso ha? Ormai quello che è fatto è fatto. Poi sono condizionato da luce, la sai. Stabilirei quello che posso fare e quello che non posso fare. Quello che devo mangiare e quello che devo bere. Ah, e poi devo fare le lastre. Ti devo operare? Ah, no, no, cara, no. Finché posso i ferri via, altrimenti mi frego il nudo. E tua madre? Come sta tua madre? Mi sentite? Eh? Sì, sta bene. Mi telefono da Los Angeles. Parliamo di tutto. Ma io non ne so niente. Ma niente di speciale. Certo, ti capisco. Ma tu sei curiosa. Per me sei innamorata. Magari. Mi piacerebbe. Ma la cosa va così. Non c'è nessuno. Sai, noi due dovremmo stare un po' più insieme. Ecco, forse risolveremo molti problemi. Vuoi mangiare una cosa con me? No, non ho fame. E poi ho un appuntamento. Non hai mai fame? Ci mettiamo lì al bar, prendiamo un sandwichino e una coppetta di champagne. Senti, papà, quel quadro, cosa faccio con quel quadro? Ma non ti preoccupare, lo vengo a prendere io. Ma se vuoi. Ma no, tesoro, ti vengo a salutare e prendo il quadro. Va bene. Ciao. 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 Stai su col morale, eh? Che sei bella, sei mia figlia, vai. Ciao. Ciao. Il servizio meteorologico dell'aeronautica comunica la previsione del tempo valevole 24 ore. Sulle regioni settentrionali generalmente poco nuvoloso, con possibilità per questo pomeriggio di occasionali temporali sulle Alpi e Prealpi. Sulle regioni centrali. Dammi una mano, va, che spostiamo la scrivania. Bisogna che facciamo un po' di spazio perché il commissario vuole vederli bene, così possiamo allinearli qui contro la parete. No, siete arrivati, dai, avanti. Dai, muoversi, muoversi. Non è mica una sfilata. Occhio, occhio. Allora, dai. E tu vai in angolo, là. Due, tre, quattro. Gli altri tutti dietro. No, lì, contro... Contro la parete, mettetevi dove vi dico io, dai, tu no, Chanel, via di lì, vieni di qua. Oh, dai, ti metto a posto io. Contro così, va bene, spostati più in là. D'accordo. Bravi, vedete? Che quando volete siete capaci, bravi. De Rosa. Allora, è finito? Siamo belli di persone. Stavolta abbiamo cucato sicuro, guarda, ne ho presi. Sono 11 in tutto, ne ho presi alcuni al Parco Ravizza e 3-4 li ho presi a Porta Genova, però quelli di Porta Genova non c'entrano niente in matematico, posso garantire io che me ne intendo. Invece quelli del Parco Ravizza mi sa che ci abbiamo dentro la persona. Non si faccia impressionare dal profumo perché c'è uno che, Chanel lo chiamano, ha impestato tutto l'ambiente di là, non si può più respirare. Comunque stavolta siamo veramente... Vabbè, vabbè, faccio un buon lavoro, fagli entrare, va. I due di là. Comunque guardi che se per caso Bejar... La mammetta qua di fianco non le riconosce perché è lui che non vuole riconoscerli, perché io li ho cucati sicuro, guardi, glielo posso garantire. Stavolta non ho sbagliato. Avanti, accomodatevi. Prego. Io vado. Avvocato. Signor Rada, buongiorno. Ecco, da questa parte probabilmente ci sono gli uomini che l'hanno aggredita. Preferisce entrare oppure guardare da qui? No, forse è meglio entrare. Io sono più sicuro di vederci bene, insomma. Prego.
Allora, signor Rada. Allora, io non li ho mai visti, non ne conosco nemmeno uno, non lo so. Comunque io dico che questa storia sta veramente andando oltre ogni limite. Io non lo so che cosa volete da me. Adesso ve li devo trovare io, i delinquenti. Signor Rada, stia calmo. Sono calmo, sono calmissimo. Dunque, la notte dell'aggressione lei dormiva. Sì. Hanno suonato. Sì. E lei ha aperto la porta. Sì. Aspettava qualcuno? Sì. Avete nome, cognome e indirizzo. Ma che facciamo? Ricominciamo da capo. Stai calmo, Renato. Ma come stai calmo? Qui finisce che sbattono dentro me, stai calmo. Signor Rada, se lei collabora ci sbrighiamo su. Dunque, gli aggressori, le hanno sottratto qualcosa? No, niente. Posso? Se il signor giudice consente. Certo. Signor Rada, prego. Si accomodi. Beh. Signor Rada, lei, frequentando un certo ambiente... Guardi, io non faccio nessuna ironia, Può aver fatto un torto a qualcuno. Un torto? Figuriamoci. Mi perdoni, commissario. Non vorrà pensare per caso a un regolamento di conti, vero? Non esattamente, avvocato. Non so se si rende conto che il signor Rada è un artista. Sì, ma questo che c'entra? Guardi, lasciamo perdere, per favore. Ah, no, non lasciamo perdere affatto. Senta, avvocato... Se escludiamo una rapina, rimane in piedi una sola ipotesi, quella di un avvertimento, di una lezione. Un po' pesante, non le pare? Beh, gli avvertimenti non si fanno certamente con le carezze. Signor giudice, sono costretto a protestare. Il mio cliente non può essere coinvolto come Senta, se fosse avvocato, un valore. Il suo cliente è stato picchiato. E io voglio sapere il perché e da chi. E vi dovete mettere in testa tutti e due che se non salta fuori tutto quello che il signor Rada sa... D'accordo. E adesso... Vorrei fare altre domande, ma non a verbale. Certo, certo. Signor Rada, lei lavora solo in Italia? Io faccio base a Milano, ma sono in giro per il mondo almeno 6 mesi l'anno. Mi può dire dove è stato ultimamente? Sono stato a Bruxelles. Altri luoghi? Allora, all'inizio dell'anno ero a Londra, a Royal Ballet. Poi sono stato a Los Angeles con l'American Ballet per un film e ho seguito la compagnia al Kennedy Center di Washington. Siamo stati in Australia e poi sono tornato in Europa, a Stoccolma. Ad aprile c'è stato il Festival di Tokyo e poi sono andato in vacanza. Dove? In Turchia, per luglio e parte di agosto. Poi c'è stato il congresso di Mosca e poi sono stato a Bruxelles, ora a Milano e andrò a... Va bene, signor Rada, abbiamo finito, ho visto. Grazie. Buongiorno. Prego, buongiorno a te. Buongiorno. Permesso. Avanti, avanti, venga. E allora? No, non li ho mai visti questi. Bene, a posto, abbiamo finito. Liberi tutti, andate. Ah, meno male. E allora, ne hai riconosciuto qualcuno? No, non conosco nessuno. Arrivederci. Andiamo, dai, vieni. Lei è l'aiuto del signor Rada, vero? Sì. Quindi lavora anche con la signora Niconti? Sì, sono una specie di factotum, assistente. Conosce questo signore, l'ha mai visto? No. Si chiama Gabetto. È lui che ha aggredito la signora. Lei non li ha mai visti insieme? Con Anni? Non credo. Ne è sicuro? Forse l'ho visto... per le scale dove abita Rada. Quando? La mattina dopo che è stato picchiato, io salivo e lui scendeva. In casa di Rada era già arrivata Anni. Quando Anni se n'è andata e ha preso un taxi, dalla finestra ho visto questo qui che la stava aspettando dentro una macchina. Che tipo di macchina? Non so, non ci ho fatto caso. Poi è partito dietro al taxi. Nient'altro.
Ecco, Annie si era rifiutata di... Io mi ero offerto di accompagnarla a casa con la mia macchina. Ho capito, la signora ha preferito andare a casa da sola. Secondo lei aveva un appuntamento con questo signore? Ma io non dico questo, commissario. Non... Insomma, secondo lei, questo gabbetto e la signora si conoscevano? Commissario, io volevo soltanto dire... Sì, certo, lei voleva rendersi utile, ho capito. Senta, da quanto tempo conosce la signora Annie Conti? Ci conosciamo da 3 anni circa, da quando lei è arrivata in Italia. Io prima studiavo ancora pittura... E adesso non dipinge più? Avevo bisogno di lavorare, quindi io... Va bene, la ringrazio, lei è stato molto utile. Può andare. De Rosa, accompagnalo. Insomma, Dominique non c'è. Io mi sono stufato di questo mistero. C'è un mistero. No, se Ferruccio non sta... Ma tu non sai mai niente. Tu non sai quando torna. Quando torna? Non lo so. E allora hai capito? Il signor Domenico non mi dice mai niente. Cosa vuole? Che lo dice proprio a me. Lo so, la sua roba è qui. L'ho finita di tirare adesso. Non so niente. Cosa vuoi sapere tu? Tu c'è soltanto una cosa che sai. Io sono convinto che fra te e lui... Ma cosa dice? Come cosa dice? Cosa dice? Poi ti dirò una cosa, guarda. Adesso quando ritorna, sì, le dici così, che io sono venuto qui a cercare. E le dici anche che è urgente. Sì. Va bene? Le faccio un caffè, signor. No, no, grazie, grazie. Buongiorno. Arrivederci, signor. Stia tranquillo, glielo dico appena torno. Va bene. Scusi. Dica, signorina. Dov'è Luca? Ma non è in casa? No, non c'è nessuno. Lo potete vedere? Allora, si vede che sarà andato giù alla Darsena. È già una settimana che lavora sulla barca. Non so cosa stia facendo. Lei sa dov'è la Darsena? È giù là in fondo.
Guardi, vada giù dalla scaletta. Lo so dov'è la Darsena. Ecco, allora se lo sa, se non lo trova lì, provi in paese. Io non so cosa dirle, signorina. O vuole aspettare in casa? Faccia pure, tanto per me... No, grazie. Devo dirle qualcosa? Dica a Luca che Annie è venuto a cercarlo. Va bene, glielo dico. Guardati che roba. Guardati. Se proprio non vuoi uscire. Non vedi? Devo lavorare, devo finire il costume. Questo mi fa piacere, vuol dire che stai meglio, no? Vuol dire che devo lavorare. Senti, Annie, quando è che ci possiamo vedere con un po' di calma? Se non facciamo altro che vederci. Ma no, cerca di capire, bisogna mettere in piedi la tua difesa, dargli un minimo di coerenza, capisci? Coerenza? Ma sì, io ho l'impressione che tu la prendi troppo alla leggera. Te ne vai in giro di qua, di là, sembra che tu lo faccia apposta. Perché mi fai pedinare? Io? Ma figurati. Ma lo fa la polizia, questa è sicura. Non ho niente da nascondere. Senti, a me, facciamo così. Vediamoci domani, eh? Non so quello che farò domani, ma non lo voglio sapere. Non insistere. Ti prego, Filippo, ti prego, non insistere. Come vuoi. Senti, Filippo, ogni protesta è buona per tirare avanti queste storie di me, ma io sono stufa, capisci? Stufa. Scusa, sei tu che hai voluto una separazione di prova. Ok, la prova è finita. Poteva anche dirmelo però che lo voleva far scappare. Il gabetto, perché tutto trambusto per tenerlo lì e dopo cosa ne so? Ti devo dire proprio tutto a te. No, non mi dice niente, qualcosa, ogni tanto. Certo non so che cosa ne caveremo da lui. Comunque ero sicuro che il gabetto da qualche parte mi portava. Meno male, almeno quello. Comunque siamo quasi arrivati, perché più o meno la zona è questa. Deve essere lassù, vede? Sopra il lago. Mi sa che le conviene dormire un po' di più, perché la vedo un po' conciato. Un po' tutto rovinato di faccia. Guarda se ce la fai a star zitto 5 minuti. Agli ordini. Buongiorno, signor commissario. Bella, va a avvisare che è arrivato il signor commissario da Milano. Su, scatta. Signor commissario, le volevo dire che qui è tutto a posto. Siamo... questa mattina è venuto anche il commissario di Coppola. Venga da questa parte, signor commissario. Ciao, Braschi. Ciao. Bene. Allora, questo si è fatto prendere senza storie. Senti, sto pigliando informazioni sul pittore. Bravo, fammele avere a Milano. Tu cosa fai adesso? Lo vuoi sentire? Sì, lo vorrei interrogare un attimo. Come sta? No, non c'è problema. Sta benissimo, sì. Togli le manette, va. Allora, gabetto, perché sei venuto qui? Così, niente. E come mai avevi le chiavi di questa casa? Ci vengo a dormire qualche volta. Ah, ci vieni a dormire, ho capito. Perché in ospedale non riesci a dormire? Hm? Insomma, questo Domenico Gioia, questo Dominique, lo conosci? Sì, è un mio amico. È un tuo amico. Ed è per conto suo che dovevi picchiare la signora. Ma che picchiare, commissario? Ero fatto, non so niente. Insomma, vuoi dire la verità, sì o no? Sto male, commissario. Stai male, eh? Perché l'hai fatto?
Per carità, commissario, mi lasci perdere, mi sia aperta di nuovo la ferita. Aia. Buongiorno. Buongiorno. Ah, è lei che si occupa di tenere in ordine qui? Sì, signore. Quando è stata qui l'ultima volta? Ieri mattina. E il pittore non c'era? No, il signor Gioia doveva essere partito. Ho capito. E da quanto tempo? Non lo so. Io non lo vedo da 10 giorni, 15, più o meno. Quel signore lì lo conosce? Beh... Coraggio, signora. Qualche volta l'ho visto, ma sa, io... Senta, signora, secondo lei il pittore qui vive solo? Cioè, voglio dire, altra gente, ne ha mai vista? Non lo so. Io vengo qui ogni tanto per 3 ore, non saprei dire. Capisco. Mi dispiace. Va bene, la ringrazio. Buongiorno. Arrivederci. Buonasera, signora. Buonasera. Grazie per essere venuta. Allora, dove andiamo? Ah, guardi, la mia macchina è dall'altra parte. È una cosa ci tengo a chiarire, signora. Non è che questo invito, voglio dire, lasciamo stare che io faccio il commissario. Capisco. Io sono regolare, sì, regolare. Volevo solo fare 2 chiacchiere con lei fuori ufficio. Benissimo, ho capito, certo. Come va? Bene, oggi sono un po' stanca. Ho avuto moltissimo da fare in questi giorni. Sai, le prove vanno avanti. A questo punto... dobbiamo riprendere il tempo perduto. Senta, commissario, ma se domani mattina sul giornale c'è la foto del commissario Baraschi, vero? Baraschi, sì. Del commissario Baraschi insieme con la signora Annie, cosa succede? Beh, assolutamente niente. Poi con tutto quello che succede vuole che perdano tempo a fotografare proprio noi due. Non credo. Senta, piuttosto, mi tolgo una curiosità. Come mai si è fermata in Italia? Beh, a quanto ne so io, era venuta solo per trovare suo padre, no? Non so nemmeno io perché sono rimasta. A me piace l'Italia. E poi io non mi faccio questi problemi. Già, e poi dimentico che lei ha sposato un italiano e quindi suo marito lavora qui in Italia. Senta, allora... commissario, ma perché tutto questo? Perché mi ha telefonato? Per il semplice piacere di vederla, ecco. Tutto qui, niente di particolare, insomma... Non ho nessuna voglia di parlare di tutta questa storia. È già così noioso per me. Mi dispiace, ma... Va bene, va forse bene. Forse è meglio che non andiamo in questo ristorante, se a lei non dispiace. D'accordo. Comunque, mi dispiace se l'ho offesa. Io non intendevo assolutamente parlare di questa storia. Beh, certo, se fossi riuscito a saperne qualche cosa di più, era tanto di guadagnato, ma tutto qui, ecco. Mi dispiace. Vuoi ancora un po' di vino? No, no, grazie. Scusami, sai, non ho molta fame. Nemmeno io. Ho anche finito le mie sigarette. Non hai delle sigarette in casa? Ho ancora questo pacchetto, ma sono un po' vecchie. Non importa. Tu vuoi? No, non fumo. Sono di amici miei che ho lasciato. E tu come hai cominciato questo lavoro? Ho cominciato con un film indipendente negli States, a Los Angeles.
Eravamo in pratica un gruppo di amici. Abbiamo lavorato insieme. Ho fatto il costume per la prima volta. Comprato delle cose, ma niente di speciale. Qui in Italia ho cominciato professionali, con la pubblicità. A Milano il lavoro è grosso. Adesso questa è un'occasione molto interessante per me. Sai, io di balletto non ne capisco molto. Neanch'io, se devi dire la verità. Ho cominciato a leggere, andato a vedere tutto quello che ho potuto, ma non ho visto mai di balletto. Oppure... Scusami, ma ogni tanto mi esce un cuore di sangue. Posso fare qualcosa? Posso aiutarti? No. Eh? No. Faccio Stai da solo. Con la testa. Su sì. Con la testa. Grazie. Faccio da solo, aspetta. Meglio? Sì, mi succede sempre dopo la storia del pugno. Disegni molto bene, sai. Grazie. Questa storia di Milano che mi ha detto in macchina, cos'è? Beh, niente di particolare. Mi hanno trasferito, ecco, io sono stato per 7 anni a Roma, sì, nel Ministero degli Interni. E, insomma, comunque è una storia molto lunga da raccontare. E basta? Ti sembrano pochi 7 anni? No, a parte il lavoro. Che cosa hai lasciato a Roma? Anche una moglie. Oh, aspetta. Aspetta, faccio io, vieni.
delle mie fatiche e dei riguardi per la pietà domata in fondo a certi sguardi e i segni amari dei piaceri sopportati, tiepide docce li ha lavati e cancellati per restituirmi ad una razza triste cui s'appartiene e lo si sa. Siamo nudi e soli, ma un uomo cambio vive ancora in me. E ancora mille strade ti aprirà in questo oceano di attimi sarà. Qui per te, qui per te, un uomo camion che ti porterà tra notti e ghiacci ti dondolerà e la sua radiolina suonerà qui per te e. E da quei viaggi avrai una ruga in più, ma anche un po' di e la sua radiolina suonerà qui per te. Se lo vuoi, che tu lo sai dove stiamo andando, De Rosa? Milano oggi. I personaggi. Il commissario è un tipo che dice di non amare il suo mestiere, non vuole che gli altri mettano il naso nelle sue inchieste e non sopporta le raccomandazioni che piovono dall'alto. Vive solo. De Rosa è il suo agente di fiducia, la sua ombra. Non è contento del suo stipendio. Rada, coreografo, omosessuale. A suo modo un duro. Prova un balletto al teatro alla Scala. Luciano, il suo assistente, un bravo ragazzo, sempre un po' troppo spaventato. Anni Conti, italo-americana, costumista. Prepara i costumi per il balletto alla Scala. Lavora per Rada, il coreografo, vive in Italia. Da pochi anni separata, vive sola. Togliani, il padre italiano di Anni, ex insegnante di pittura a Brera. Bazzica le corse. L'avvocato Conti, marito di Anni, vive separato dalla moglie, però si occupa molto di lei. Forse è ancora innamorato. Guidi, sostituto procuratore, conosce molto bene il commissario Braschi e si fida di lui. Il commissario cerca di tirare le fila di due strani pestaggi. Quello di Rada, il coreografo alla Scala, e quello della sua costumista, Anni Conti. Sembrano due avvertimenti.
troppo vicini uno all'altro. Il picchiatore che ha aggredito Anni Conti abbocca alla trappola del commissario. Scappa dall'ospedale e scopre la prima traccia. Dominique, pittore, allievo di Togliani. È Dominique il mandante del pestaggio di Anni? Che cosa sanno Togliani e Rada? Perché non possono farsi vedere insieme? Chi te l'ha dato? E chi è la donna che ha consegnato il quadro ad Anni? Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Il commissario cerca, accorda le tracce, le disunisce, registra le versioni di tutti e si inventa la sua. Poi una sera incontra un'altra volta Anni Conti. Attenzione, ordine d'arrivo della seconda corsa. Prima arrivato al numero 4, detto fuori. Sì, maestro, bella la vita, eh? Senti, Dominique, ma dove ti si può trovare? Tu non ti preoccupare. Perché fai misterioso adesso? Tu mi devi dire che intenzioni hai. Io non ho nessuna intenzione, hai capito? Ho intenzione soltanto di spaccarti il fegato. E adesso fammi pure denunciare, vai. Stai attento che adesso non scherzo. Adesso le parti le faccio come dico io, hai capito? Tu hai già incassato tutto quello che dovevi incassare. No. E stai su, non mi rompe le scatole. Piantala, Togliani. Ho bisogno di grana. E ho fretta. Hai adesso, sentito? Sì, certo. Adesso te ne do un altro, è così? Non mi costringere. E vai, vai, imbecille, vai! Va bene, non venirmi a cercare. Mi faccio vivo io. Hai bravo, capito? Bravo, ci sono anch'io vivo. Stai su, vattene. E lei, eh? E lei? Quella che aspettiamo? Ma sei detto che non la conosci? Ma sì, l'ho vista, l'ho vista. È la stessa che ha consegnato il pacco alla signora Conti l'altro giorno. Sei sicuro? Sicurissimo, è lei, lei. Aspettami qui, torno subito.
Io vado al quarto piano. Sì. La signora Giovanna Gioia? Sì, sono io. Sono il commissario Braschi, dovrei farle alcune domande, se permette. Allora. Sì, signora. Secondo. Grazie. Permesso. Scusi il disordine, ma sono fuori tutto il giorno. Signora, lei conosce quest'uomo? Sì, è Gabì. Questa è una punta di freccia. Delle volte veniva a mangiare, so che si vedevano al caffè. Ma scusi. Signora, suo marito è sparito. Non sappiamo dove sia e lei non ha idea di dove possa essere. Non so. Perché? Cos'è successo? Signora, mi tolga una curiosità. Lei alcune settimane fa ha consegnato un quadro di suo marito alla signora Conti, Annie Conti. Sì. Perché? Come l'ha avuto il quadro? Il quadro io l'ho trovato giù in portineria. Quel giorno Dominique mi ha telefonato e mi ha detto di consegnarlo alla signora. L'aveva fatto altre volte? Non mai. E c'era qualche altra cosa insieme al quadro? No. La signora Conti, lei la conosceva già? Non l'ho mai vista. Scusi, signor commissario, ma lei credo che si sbagli, sa? Mi sbaglio, signora? Sì, si sbaglia perché io non so niente, ho solo consegnato il quadro e sto... Mi scusi, do un'occhiata a me. Prego, signora. Signora, secondo lei suo marito è un tipo che si può mettere nei guai? No, direi proprio di no. Almeno fino a che è stato, fino a che siamo stati insieme. E i nostri problemi erano altri. Lui non si rassegnava alla vita che faceva. Voleva riuscire a avere successo. Come altri pittori. Era un po' montato, questo sì. È da molto che siete separati? Era appena nata la bambina. Mi diceva che i figli sono un ostacolo nella vita. Voleva essere libero. Beh, però avete conservato dei buoni rapporti. Penso che lui la venga a trovare qualche volta, no? Un paio di volte all'anno, quando si ricorda della bambina. E se non trovava un lavoro, stavo fresca. Perché lui non... niente? Non un fisso. Ogni tanto un vaglio di 100.000 lire. Ma perché? Che cosa ha fatto? Insomma, signora, secondo lei suo marito ha fatto fortuna? No. Cioè, per essere sincero, proprio non lo so. Si figuri che non so neanche dove abita, so che dalle parti di Como. Ma... Signor commissario, non mi metta di mezzo. Non mi faccia perdere il lavoro. Io ho bisogno di lavorare, so. Certo, signora. Stia tranquilla. E mi scusi. Arrivederla. Pronte? State a posto. Sesta posizione. Non troppo unite, eh? E giù. Quinta di senta. Dica. Scusi, non sa mica se la signora Conti è ancora qui o è andata a casa. È nei camerini, l'accompagno, venga. No, no, grazie, vado da solo. Renata. Uno. Due. Su.
veloce. Cos'è che volete? Niente, cerca Anna. Braccia lunghe e corte. Scusami. Ti ho cercata. Sono rimasta qui tutto il giorno. Mi dispiace, ma non posso fare niente. Anna, che c'è? Che succede? Per favore, non guardarmi, sono un mostro. Anna, è successo qualcosa? Mi dispiace, ma l'ho saputo soltanto adesso. Che cosa? Mio padre sta male. Oddio. Oddio. Oh. Ti accompagno. Non riesco neanche a parlare. Anna, cerca di calmarti, su. Ha fatto le lastre. Luciano ha parlato col dottore. E non si tratta più dell'ulcero. Luciano? Sì, Anni. Gianino, senti. Aspetta. Cosa vuoi? Senti, io vado a casa, non ce la faccio qua. Se Renato ha problemi. Non ti preoccupare. Anni, stai su, dai. Tu prendi tutti gli appunti e mi dici poi domani. Va bene, ci penso io. Senti, facciamo così. Quando finisco, magari ti raggiungo a casa. No, no, grazie. Così se hai bisogno di qualcosa. No, grazie. Non ce la faccio. Vado a dormire un poco, ok? Va bene. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Senti, io devo passare ancora un momento in commissariato. Ci vediamo domani, va bene? L'importante è che tu stia calma, eh? Certo. Sai, le cose a volte sono meno gravi di quanto si possa pensare. Ah, scusa, volevo sapere un'altra cosa. Una donna ti ha consegnato un pacco, è vero? Sì, un quadro. Non so, c'era qualcos'altro insieme al quadro? Ho aperto il pacco, c'era solo il quadro. Ce l'hai lì con te? No. A casa? No, ce l'ha mio padre. Il quadro era per lui. Ho capito. Va bene. L'importante è che tu riesca a dormire questa notte. Ok. Okay? Comunque, se vuoi telefonarmi, io sono a casa. Ciao. Ciao. Andiamo di sì.
Sta a vedere che adesso sono io che devo fare coraggio a te. Ti ripeto che vado in clinica per fare altre analisi. Sto qualche giorno. Ma devi andare proprio a Ginevra? A Milano verrei a trovarti. Ma là mi conoscono. A Milano, a parte il patto, non saprei nemmeno dove andare. Poi ho il telefono in camera. Mi puoi telefonare quando ti pare. Accidenti a me quando gliel'ho detto, quell'imbecille di Luciano. Invece che te l'è venuto bene a dire. Perché se no tu non mi dicevi niente. Va bene, allora sei tranquilla. No. Ah, cosa c'è ancora? Senti, Anni, perché non vieni in clinica con me a fare un bel elettroshock, dai, eh? Non scherzare. Senti, papà, questo quadro, perché l'hanno portato a me? Ma perché non m'hanno trovato? No, no, e allora? Non ci credo. Perché? Prima mi hanno picchiato. Poi mi hanno dato questo quadro per consegnarlo a te. E tanto che ci penso. Hanno picchiato me, ma ce l'avevano con te. Non è così? Papà, dimmi la verità. Che cos'è quel quadro? Cosa vuol dire? Ma è un quadro qualsiasi, è di Dominique. Dominique? È un mio allievo, è un mio allievo. Dio mio, mi stai facendo un processo su Dominique. È andata via all'una e mezzo. Io ero lì davanti, stavo lì. Non mi hanno visto, almeno spero che non mi abbiano visto. Io ho dovuto fare manovra tra l'altro con i fari spenti. È stato anche un po' complicato perché c'è poco spazio fra la strada e il naviglio. Ho preso una cinquantina di metri circa di vantaggio. Me li sono andato dietro un po' veloce. Tra l'altro qui con i fari spenti non c'è neanche il guardrail. È stato anche un po' pericoloso. Ma tu sei pratico di questa zona? Sì, ci sono già stato. Ci sei già stato? Non per servizio, però sono venuto parecchie volte. D'estate. Qui è brutto d'inverno perché c'è un po' di nebbia. Per il resto è bello. De Rosa, quanto tempo è rimasta dentro dal padre? Un paio d'ore circa, credo. E tu dov'eri quando lei è uscita? Ero sempre lì, adesso siamo quasi arrivati. Lo vede quando arriviamo al posto. Solo che ho rischiato di farmi vedere quando è uscita col padre. L'ha accompagnata fino sulla porta. Poi dopo lei è partita, è andata. De Rosa, chiama la centrale. Thank you.
Su, Ciano, andiamo, dai. Ciao. Ciao, Anni. Mi dispiace. Sai, io ti ho aspettato qui perché, insomma... No, non fa niente. Se vuoi, ti accompagno io. Va bene, grazie. Vieni, andiamo. Senti, Mario. Cosa c'è? Volevo andare via da sola. Ma sono contenta che sei venuto tu. Non potevo non venire. Io non conosco nessuno di questi parenti. Coraggio, Annie, cerca di essere forte. Tu vieni, andiamo. Oh, Mario. Immagino che Rada sia venuto per sua moglie. Allora? No, no. Renato e mia suocera si conoscevano bene da parecchi anni. Ne hai conosciuti degli altri? C'erano anche due nipoti di mio suocero, ma non vivono qui. Le altre facce non mi dicono niente. Una cosa però mi salta subito agli occhi. Rada e sua moglie, vittime di due aggressioni, al funerale di una terza vittima, in questo caso però di un omicidio. Allora è vero che mio suocero non si è suicidato? Suicidato? Io non ci ho mai creduto al suicidio. E anche la prova col guanto di paraffina è stata negativa, sì. Togliani non si è sparato. Qualche dubbio ce l'avevo anch'io, eh. Sì, mio suocero era ammalato, forse si era aggravato. Almeno ad Arretta Luciano, che era stato con lui dai medici. Però Togliani non era il tipo da spararsi. Voi due non andavate molto d'accordo, vero? Caratteri opposti, evitavamo di incontrarci, tutto qui. Secondo lei... Togliani come viveva? Cioè, voglio dire, aveva quattrini? Ma non so, sì, gli piaceva spendere, giocava forte le corse, diceva che vinceva, però... Cosa? Beh, è una mia supposizione, Non so se Anni gli allungava qualcosa di suo, naturalmente, perché, vede, noi due, io e mia moglie... Siamo economicamente indipendenti. Lei conosce un pittore, un certo Domenico Gioia? Detto Dominique. Dominique? Ah, sì. L'ho conosciuto molti anni fa, a una festa. Un tipo, come dire, sciarbo, che non si nota. Signora, l'avverto. Se lei lo protegge, rischia dei guai grossi. Questa volta c'è di mezzo un omicidio. Cosa le devo dire? Io non proteggo nessuno. Suo marito le passa dei soldi. A quanti non lo so, lei accetta degli incarichi. Da lui va in giro a consegnare della roba, quadri, che so io. Solo quella volta. Nient'altro? No. Signora, lei conosce un certo Ferruccio Togliani? No. Ma lei non conosce proprio nessuno, Non lo conosco, ma so chi è. È stato insegnante di Domenica Brera. Ah, ecco, vede che qualche cosa sa. La prego, continui. Domenico ne parlava bene. Diceva che era un bravo pittore. Signora, secondo lei Togliani e suo marito erano rimasti in contatto? Cioè, voglio dire, si vedevano? Non lo so, forse sì. Ma torniamo al quadro. Lei l'ha consegnato alla signora Conti. È la figlia di Togliani.
Le dice niente questo? In realtà quel quadro era destinato a Togliani. Se è così, perché Domenico me l'ha fatto dare alla figlia? Lo chiedo a lei. Ma almeno sa che il signor Togliani è morto. C'era sul giornale. Si è sparato. Signora, suo marito era uno che si drogava. No? Insomma, un marito e un padre esemplare, allora. Commissario, lo so. Lei tira ad incastrarmi. Ma io le giuro che non so niente, proprio niente. So solo che se si viene a sapere che io perdo il lavoro. Sì. Annie, sono io, Mario. Aspetta un momento. Cosa vuoi? Come cosa vuoi, Annie? Dobbiamo vederci. Ma che fai? Stai ancora dormendo a quest'ora? Scusami. Sono imbottita di sonniferi. Sto male. Sì, ma io ti devo vedere. Devo parlarmi. Non voglio di alzarmi. Lasciami dormire. Annie, stammi a sentire. Senti, Mario, non ho dormito tutte le notti. Ho avuto incubi spaventosi. Orribili. Annie, ascoltami. Non puoi restarne fuori. Mi dispiace. Ho voglia solo di dormire. Non ho voglia di vedere nessuno. Non ce la faccio. Adesso ti lavi la faccia, ti vesti. Vieni fuori, d'accordo? Non ho voglia di vedere nessuno. Annie. Sono stanca. Annie, io devo vederti, Annie. No, non posso, non mi sento. Piantala, ci vediamo fra un'ora, va bene, ok? No. Fra un'ora. No! Insomma, Annie, sei tu che devi prendere una decisione. Ho deciso. È sempre la soluzione migliore. Ma ci hai pensato bene. Non ho fatto altro, ma se tu non puoi, io... Ma no, non è questo. Lo so che è un problema. Senti, io non voglio scappare. Voglio andare via per un po'. Voglio andare da mia madre. Ritorno. Va bene. Cosa vuoi che ti dica? Ti capisco. Mario. Senti, Annie. Sì? Insomma, io ho scartato subito l'idea che tu sia responsabile. Mi sono fidato subito, ecco. Però adesso, Annie, se tu sai qualcosa di quel quadro, me lo devi dire. Insomma, vedi, non si uccide per un quadro. Oltretutto per un quadro che non vale assolutamente nulla. E poi la casa di tuo padre, l'abbiamo frugata da cima a fondo, il quadro sparito. Il quadro che gli hai portato tu stessa sparito, si porta via un quadro che non vale nulla. Perché? Vorrei sapere il motivo. Ma è possibile che tu non abbia nessuna idea? No. Insomma, Annie,
La cosa logica è che chi ha ucciso tuo padre si è portato via il quadro, naturalmente. Ma tu l'hai aperto, questo quadro. Hai visto se c'era qualcosa di strano dentro? Non lo so. Proprio niente di particolare? No. Non so niente, mi dispiace. Non posso aiutarti, Mario. Pronto, Guidi? Pronto, chi è? Ciao, scusa, sono Braschi. Scusami per l'ora. Ah, sì, sì, figurati, niente. Senti, io devo prendere una decisione. Come dici? Devo prendere una decisione. Per che cosa? Per l'indagine sul coreografo e l'americano? Sì, scusa, ma fammi parlare. Ma ci capisci qualcosa o no della faccenda? Scusa, fammi parlare. Sì, è per l'indagine, ma... Io... Insomma, io devo prendere quel pittore, quel Domenico Gioia. Sì. Non so dove... Secondo me è espatriato, comunque io lo devo beccare. E allora? Volevo dirti che la ragazza vuole tornare in America e ha bisogno del passaporto. Insomma, che facciamo? Sì, ma sei sicuro che lei non c'entra per niente? È l'omicidio. Ma appunto per questo, dico, non c'è problema. Sì, lei ha un alibi di ferro. De Rosa la pedinava e l'ha vista uscire dalla casa del padre, con il padre che l'ha accompagnata alla porta e poi tornare a casa sua. E poi, insomma, anche per tutte le altre faccende, lei non c'entra, ne sono sicuro. Va bene, va bene. Se tu mi garantisci che non serve più per l'indagine, fai pure. Ti ringrazio molto, so che sei un amico. Ah, mica tanto. Ma per il passaporto ci vorranno 2 o 3 giorni. Vabbè, no, no, non ti preoccupare, non c'è problema. Tienilo pure tu a tua disposizione. Ma dico, Braschi, sei impazzito. Con che cosa la fai partire? No, è che la ragazza è americana, quindi ha 2 passaporti, 2 nazionalità. Capito? Quello italiano ce l'hai tu, quel passaporto. E l'altro, quello americano, ce l'ho io. E a lei basta quello per partire, le do il mio. Va bene. Va bene? Sì. Ti ringrazio ancora. Mi fido di te, Braschi. Ciao. Ciao. Sei stanco? Non eccessivamente. Se vuoi dormire ancora un po', ti chiamo io. No, adesso non ho voglia di dormire. Che ore sono? È tardi, Annie. Faccio presto la valigia. Senti, Annie, c'è qualcosa che mi devi dire? Sì. E allora avanti, su, parla. Spero che serva qualcosa. Su, avanti, Annie. L'ultima volta, quella sera, stava male. L'ho trovato di colpo invecchiato. Non lo avevo mai visto così. Tu sei andata a portargli il quadro. E allora? A un certo punto mi ha detto tutto. Un anno fa, più o meno, Dominic va a trovare mio padre. Aveva bisogno di soldi. Aveva un quadro di Kandinsky, una cosa di 200-300 milioni. Solo che era falso, capisci? Chi l'aveva fatto, Dominic? Sì, l'aveva fatto lui. Dice a mio padre, tu conosci i mercanti, mi aiuti a vendere il quadro, poi dividiamo. Mio padre non ne voleva sapere, ma Dominic lascia il quadro. Qualche giorno dopo, da mio padre, capita un collezionista. Chi è? Conosci il nome? No, non me l'ha voluto dire. Senti, Annie, tu mi devi dire tutta la verità.
per intero, hai capito? È molto importante. È quello che sto dicendo. E non è facile. Su, vai avanti, Annie. Il collezionista vede il quadro. Mio padre dice che è un'occasione e si può comprare a un buon prezzo. Poi dici che è un gioco e che il quadro è falso. Invece l'altro fa sul serio. E prova a venderlo lui, il quadro. L'ha fatto autenticare. E a tuo padre quanto gli hanno dato? Non lo so, poco credo. Cerco di capire, per mio padre era come un gioco. Certo, Annie, ma giravano dei soldi, molti soldi. Mio padre non era attaccato ai soldi. Non li voleva neanche da mia madre quando erano ancora sposati. E il collezionista ci avrà fatto molto sopra, sì. E a Dominique saranno rimaste le briciole. Quanto tempo è andato avanti questo traffico, secondo te? Quanti quadri, voglio dire? Solo un altro. Poi mio padre non voleva saperne più. Così sotto il quadro di Dominique c'è un Kandinsky falso. Sì, ma mio padre voleva distruggerlo, bruciarlo. Annie, perché queste cose non me le hai dette prima? Mio padre era ancora vivo. Tu volevi proteggerlo, certo. E invece avresti potuto salvarlo, Annie. Un uomo fatto fuori per una stupida storia di quadri. Una cosa troppo squallida per giustificare un omicidio. Questo che non quadra è eccessivo. Vedi, nessuno qui ha la statura di un assassino. Calma. Commissario Braschi, c'è il signor Rada, per favore. Sì, sì. Ora glielo vado a chiamare. Buongiorno, signor Rada. Buongiorno, commissario. Scusi la mise, ma abbiamo lavorato fino a tardi ieri sera. Anch'io. E il suo balletto come va? Abbastanza bene, sono contento. Ah, c'è la prima venerdì, perché non viene? Perché no? Lei se ne intende? Una bella collezione. Varrà una fortuna, immagino.
Però qui non vedo niente di Domenico Gioia. Domenico Gioia? Non mi pare di conoscerlo. Dominique. È tanto che io ne cerco uno, sa, ma uno in particolare, sì. Lei non sa a chi potrei rivolgermi? No. Strano, non vedo neanche un Kandinsky. Le piace Kandinsky, vero? È una lacuna grave per un collezionista del suo livello. Ma forse invece di tenerseli i quadri di Kandinsky, lei preferisce venderli. Quanti ne ha venduti sinora? Due? Pensi, ce n'è anche un terzo. Sembra un quadro di Dominique, invece è un Kandinsky. E io penso che valga almeno 200 milioni. Beh, naturalmente, se non è un falso. Certo, il mercato dei quadri falsi è curioso, sì. E già perché se si tratta di quadri di pittori famosi e qualche esperto li autentica, non c'è più niente da fare, specialmente se finiscono in grandi collezioni o addirittura in gallerie pubbliche. Una volta che sono attaccati a delle pareti importanti, tipo questa, diventano veri. E già perché quale grosso collezionista, quale direttore di galleria ammetterebbe mai di aver comprato un falso? Bravo, commissario. Veramente bravo. E adesso che mi ha dato una lezione così bella, prego. Senti, Rada, tu sei un gran figlio di puttana e io non vedo l'ora di sbatterti dentro, e prega il tuo Dio che mi faccia trovare Dominique e ti sistemo io. A presto, spero. La storia è chiara, semplice. Dominique voleva continuare il traffico. Aveva bisogno sempre più di soldi. E per questo Togliani gli era indispensabile, perché era Togliani che aveva le entrature giuste, hai capito? E ha pensato ad un'intimidazione. Sì, il gabetto doveva picchiare la figlia per spaventare il padre. E allora? E quando il gabetto si è fatto beccare, Dominique ha pensato bene di darsela, di sparire. Ma chi ha ucciso Togliani? Questo non lo so, vedi, è che l'appartamento di Togliani era in ordine. Quindi vuol dire che Togliani stava con qualcuno di cui si fidava ciecamente, non ha neanche reagito, non si è difeso. Allora il collezionista, quello che materialmente vendeva i falsi. No, non credo. Ma certo, Togliani ha voluto tirarsi fuori, ma il collezionista voleva continuare. No, perché c'è anche l'aggressione di Rada. Anche quello è stato un avvertimento, sì. Dominique ha agito su Annie per il padre e poi su Rada. E loro due volevano uscire dalla faccenda e lui pensava che con un po' di botte tornassero nei ranghi e che tutto ritornasse come prima. Allora, secondo te, è Rada che... Rada colleziona, compra e vende quadri. Però, secondo me, la chiave di tutto è Dominique. Tutte le volte è così, va. Va, che roba, va. Segno per equativo funzionale 61.489 lire. La metà dell'integrativo speciale 228.329. Prego, commissario, no? No, non si può. Tutti i mesi la stessa cosa. Guardi, ci sono due notizie per lei importanti. La prima è questa qua, una lettera, credo che sia americana, dal timbro almeno. Sito il profumo, mi sembra. Ho annusato un attimo, mi sembra. L'altra notizia? L'altra notizia è il solito discorso, volevo dirglielo, è tutti i mesi la stessa cosa, invece di aumentarci lo stipendio aumenta la trattenuta, guardi che roba, qui c'è tesoro 29.000, cioè aliquota max. Che l'altra notizia, De Rosa, l'altra notizia. Ah, l'altra notizia è che hanno preso Luciano. Luciano chi? Luciano l'aiutante di Rada, quello piccolino, si ricorda? Ecco, hanno fatto una rettata questa notte, l'hanno preso, io mi sono permesso di trattenerlo perché pensavo lei... Bravo, hai fatto bene, mandamelo. Fatto bene, però qui siamo sempre da capo, commissario, eh. Ogni mese è la stessa cosa. E allora? Dai, vola a prendere, va. No, ma non si può andare avanti così, è una presa in giro.
Ehi, vieni, vieni. E tu non devi fare niente? Forza, forza! Allora, eh? Commissario, è una vergogna. Non so neanche che cosa dire, non lo so. Io non c'entro niente. Mi hanno preso per sbaglio. Andiamo, per sbaglio, Luciano. Dai, andiamo. Davvero, commissario, io mi ero fermato per caso a parlare con uno che conosco bene. È uno del mio quartiere. Che cosa me ne importa a me se lui la notte se ne va in giro a battere? Che ne so? Scusa un attimo, eh. Commissario, lei mi conosce bene. Io non c'entro niente con questi. Commissario, mi vuole spiegare per quale motivo? Perché? Scusa, il perché non devi chiedermelo. Hanno fatto una retata, ti hanno beccato, ci saranno i buoni motivi, no? Commissario, io non c'entro niente. Per favore. Se salta fuori una storia come questa con mia moglie, per carità, mi lasci andare via. Commissario, mi lasci andare via. Vabbè, vedrò quello che posso fare. Il lavoro come va? Insomma, Rada è in Inghilterra da un mese. Non so poi se deve tornare a lavorare in Italia. Speriamo. Ma a te conviene lavorare in questo modo con Rada, eh? Scusa, quando lui non c'è tu che fai? Non è meglio che ti trovi un posto fisso? Sì. Ma no, come faccio? Non c'ho neanche il diploma. Se sapessi un po' le lingue, Renato mi porterebbe in giro con lui. A lavorare. Quando non c'è lui mi arrangio, faccio quello che posso. Lavoro con la pubblicità. Faccio l'art buyer. È una specie di trovarobe. Vabbè, adesso chiamo io il commissario giù, vedo quello che posso fare. Grazie. Vai, va. De Rosa? Sì. Accompagnalo giù. Arrivederci. Ciao. Torna, eh? Nessuno. Va bene, allora non sono nessuno. Dai, De Rosa, che tardi, vieni. Vengo, per forza che vengo. Gino! Gino, segnami tutto a me, va? Allora, De Rosa, possiamo andare o no? Ciao, Gino. Ciao. Ah, senti, digli di stare calmi e di spegnere l'impeggiatore. Cosa facciamo? Ci troviamo sul posto o vengono con noi? No, no, vengono con noi. Va bene. Lasciami una botta al muro. Enzo! Cosa c'è? Che sta pazzendo, male creatura. Oh, allora, spegnete tutto e ci venite dietro, va bene? Va bene. Mi raccomando, eh? Va bene. Sei proprio sicuro che sia certo, in casa? Certo, l'ho fatto seguire. Vabbè, allora andiamo, dai, su. Chi è? Ehi, Luciano, come va? Possiamo entrare? Ma a quest'ora cosa c'è? Non ti preoccupare, stai tranquillo. Ma come mai non... Stai tranquillo, t'ho detto. Ma, Luciano, cosa c'è? Non ti preoccupare, sono amici. Vai di là, sono amici. Commissario,
Per favore, con mia moglie, mi raccomando. Stai tranquillo, non ti preoccupare, ti ho detto. Ma insomma, si può sapere che cosa c'è a quest'ora? Cosa vogliono questi qua? Ma vai di là, ti ho detto, stai con i bambini, vai di là, vai. Scusi, commissario, ma... Senti, Luciano, se stai calmo, non la veniamo per le lunghe, eh? Va bene? Quanti siete qui? Siamo io, mia moglie e i due bambini. Luciano, guarda che quello là sta frugando dappertutto. È un semplice controllo, signora. Ma ti ho detto, vai di là, ma stai di là con i bambini, vai di là, vai in mezzo. Ma commissario, ma il suo agente che cosa cerca? Ma che cosa vuole? Io non capisco. Luciano, te l'ho detto, è un semplice controllo, stai tranquillo. Sì, ma non potete, ci vuole la... Ah, ci vuole il permesso di perquisizione. No, quello lo usiamo con i delinquenti, non certo con uno come te, eh? Mario, venga a vedere cosa ho trovato. Vedi, forse abbiamo trovato qualcosa. Venga a vedere. Guarda, guarda. Certo non è il posto ideale per tenere un quadro, sotto il letto, Luciano, andiamo. Sotto il letto si tiene la grana, eh? Questo è un bel quadro di Dominique, no? Dai, vestiti, Luciano, che è meglio, eh? Vieni, vieni, Luciano. Allora, tu lo sai che questo quadro qui può valere anche 100 milioni, eh? A cui pensavi di poter smerciare roba di questo genere, tu? Conosci solo dei balordi, Luciano. Andiamo. Vedi, per trattare roba di quel tipo, Luciano, bisogna avere un giro, capisci? Come Renato. Proprio non valeva la pena di far fuori Togliani per niente. Io non ho fatto niente, io. Proprio non valeva la pena di far fuori un uomo. Luciano! Stai zitta! No, lascia stare, De Rosa. Tu volevi entrare in società, eh? Non è vero. Ma Togliani non voleva. No. E allora ti trattava di una pirla, eh? No. E anche Renato ti trattava come un pirla. No. Non sono un pirla. Sono loro. Tu sapevi che Renato e Togliani avevano messo insieme un sacco di soldi. E allora... Insomma, quanto gli hai chiesto per stare zitto? No, io... Quando... E quando hai saputo che c'era in giro questo quadro? Ah, forse ho capito, sì, quando... Annie e Renato sono stati pestati, eh? Io non volevo... Commissario, giuro, io... Stai tranquillo, va? Non volevo, io... De Rosa? Ehi, De Rosa? Sì. Senti, prendi il quadro e vai giù, ma aspetti su. Dai, Luciano, andiamo, va? Adesso andiamo in ufficio, mi racconti tutto, poi ti riposo, eh? Ci riposiamo tutti. Dai, andiamo.
Signora... Commissario, cosa guarda faccio? Là che è scappato, guarda! Ho paura. De Rosa, stai calmo, De Rosa, stai calmo. Non è niente. Avete visto dove è andato? Non lo so, è saltato giù dal prato. Commissario. Caputo, vai a vedere. De Rosa, mi dispiace, ma chi l'avrebbe immaginato che quel pazzo lì... Stai calmo. Thank you.
segni delle mie fatiche e dei riguardi per la pietà domata in fondo a certi sguardi e i segni amari dei piaceri sopportati, tiepide docce li han lavati e cancellati per restituirmi ad una razza triste cui s'appartiene e lo si sa. Siamo nudi e sono io, ma un uomo camion vive ancora in me. E ancora mille strade ti aprirà in questo oceano di attimi sarà. Per te, qui per te, un uomo camion che ti porterà tra notti e ghiacci ti dondolerà e la sua radiolina suonerà qui per te e. E da quei viaggi avrai una ruga in più, ma anche un po' di e la sua radiolina suonerà qui per te. Se lo vuoi.